Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi faccio vedere cosa ho nella mia borsa della GoPro. Allora, ho questi oggetti fuori perché non andava. Questo lo devo appendere adesso che lo metto allo zaino, perché questa è una cintura che va attaccata allo zaino. Faccio vedere, si sgancia, si passa attraverso, si mette e si attacca. E poi puoi andare in giro con la GoPro attaccata qui e filmare tutto. Poi c'ho questo primo bastone che si allunga ed è veramente una cosa pazzesca. Guardate quant'è, cioè può arrivare ad altezze davvero straordinarie. Però questo non si può appoggiare da terra, come potete vedere, però c'è un aggancetto qui che si può attaccare a qualcos'altro sotto, e ora vi faccio vedere. Andiamo ad aprire la borsa. Ed eccolo qua, ragazzi. Allora, qui dentro abbiamo questo che va sopra, questo che va sopra alla bicicletta. Intanto continua a cadere la camera, questo non regge. Ok, ho fatto un po' di forza e l'ho stretto. Questo va attaccato alla bicicletta e va sopra per mettere la GoPro sulla bici e fare riprese da bicicletta. Poi qui abbiamo altri oggetti, che sono questi qua, pezzi di ricambio. Poi qui abbiamo un fazzoletto per pulire la GoPro, qui un altro pezzo di ricambio, qui ci ho messo l'adattatore micro SD, ne ho due, e riparto oggetti è finito. Poi questa è la GoPro Hero 7 Silver, e Silver White, cioè, che è attaccata ad un faretto da Saptip che ha tre metodi di immersione. Ecco, ora avete visto il flash quando è potente. Questo è il primo per vedere sott'acqua, qui c'è un altro che è un po' di meno, e poi c'è il segnale di SOS in caso qualcosa poi si spegne. Va caricata tramite USB. Queste sono le due batterie che porta. Questa è la GoPro, che può arrivare fino a massimo di 10 metri sott'acqua, se non mi sbaglio. Andiamo a togliere la custodia, eccola qui. Qui ho già tolto il pezzettino che era qua per mettere la micro SD e magari attaccare anche un microfono in futuro quando lo prendo. Andiamo a rimetterla dentro. Qui c'è il faretto che ha sotto un altro pezzettino che viene agganciato a questo treppiede. A questo treppiede. Che questo è un treppiede della DJI, che si può aprire e si può mettere così. L'adesivo è originale GoPro, quindi può essere agganciata in questo modo. Eccolo qua, si apre. E si può mettere così, come potete vedere. Oppila, è caduto. E poi c'è un'altra opzione, che si può sganciare questo, attaccare questo a quest'altro bastone, in modo tale che se volete farlo
un po' più lungo. Questo l'ho trovato, questo qui l'ho trovato su Wish, però quest'altro si trovano benissimo da altre parti, e la telecamera continua a cadere. Ecco, già così è abbastanza lungo, però se l'allungo, ecco, vedete quanto è bello grande, alto il bastone, e volendo si può anche appoggiare, visto che sotto c'è questo treppiede. Ecco qui. Andiamo ad attaccare sopra la GoPro. Facciamo un altro po' di forza. Ok. Perfetto, attaccata. Ed eccola qui, ragazzi. Abbiamo attaccata. E come potete vedere, si può benissimo allungare. Però già vedete che con il pezzo si deve togliere magari giusto qualcosa, perché sennò si può cadere, perché la GoPro non regge il peso, quindi magari non troppo alto, perché sennò il treppiede sotto non regge tutto. Però già così è abbastanza alto, come potete vedere. E niente ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti belli! Ed eccolo qui ragazzi, l'ho voluto aprire alla massima altezza ed è tutto questo alto con due bastoni allungabili. Vedete che è abbastanza alto. E niente, ciao a tutti belli!